Buona domenica, il nostro itinerario settimanale ci conduce oggi a Porto Mantovano, più precisamente a Sant'Antonio, dietro di me c'è la chiesa parrocchiale. Parleremo delle attività presenti dell'oratorio, ma anche attraverso la testimonianza, il ricordo di una persona che nella sua breve esistenza ha dedicato tutto il suo impegno alla valorizzazione degli ultimi contro ogni ingiustizia sociale ed economica. Un ragazzo di nome Nicola Soldà. Nicola nasce a Mantova il 30 di aprile del 1965. Nasce da una famiglia all'interno del quale sperimenta i valori cristiani, ma anche quelli dell'importanza del lavoro in modo serio, onesto e con il massimo impegno. Da ragazzino Nicola frequenta i gruppi sportivi connessi alla parrocchia di Sant'Antonio e partecipa a dei corsi di tennis e di calcio. Soprattutto quest'ultimo sarà una sua grande passione e farà poi parte di squadre amatoriali locali. Negli anni Ottanta frequenta i gruppi parrocchiali, sempre della parrocchia di Sant'Antonio, all'interno dei quali sperimenta i valori dell'amicizia, della solidarietà e dell'impegno e consolida anche la sua esperienza di fede. In quegli anni impara a suonare la chitarra, con la quale poi trascorrerà molto tempo con amici e anche animerà le messe domenicali. Anche grazie a questa esperienza emergono le sue caratteristiche di persona generosa, socievole, creativa ed altruista. Io porto la testimonianza di un nostro amico che è Don Augusto Rossato e che è stato per noi un grosso punto di riferimento e ci ha accompagnato nella crescita ed è stato una persona importante anche per Nicola e viceversa. Sono diventato prete quando già ero a servizio della parrocchia di Sant'Antonio e da subito ho avuto la grazia di conoscere Nicola. So bene quanto sia facile cadere nel moltiplicare frasi di circostanza, sempre benevole quando si ricorda un amico che non è più tra noi, perché è già passato alla vita nuova nella casa del padre. Ma con sincerità estrema posso dire che Nicola, sin dall'adolescenza, è stato un esempio straordinario e non perché abbia raggiunto chissà quali traguardi o abbia fatto imprese mirabolanti. No, Nicola è stato un ragazzo normale, uno studente volonteroso, un giovane che si è lasciato attrarre dall'esperienza di gruppo vissuta con assiduità totale nella comunità parrocchiale, la comunità cristiana di Sant'Antonio. Ho conosciuto Nicola a causa della sua scelta di fare il servizio civile alternativo a quello militare con la Caritas diocesana. Svolgeva questo servizio presso la casa di Mottella, dove erano ospitati uomini, lavoratori immigrati, e presso la parrocchia del Frassino. L'ho conosciuto in questa occasione e posso dire che la sua scelta era evidente, chiaramente, di dedicarsi agli altri. Cioè, lui si trovava bene quando aiutava, ascoltava, incoraggiava, cercava di riconciliare le persone che tra di loro avevano avuto qualche difficoltà di rapporto. E questo dedicarsi al prossimo, soprattutto al prossimo più sofferente e più in difficoltà, mi sembrava che fosse come una sua scelta, una scelta di vita. Ma forse più ancora, non soltanto una scelta di vita, ma anche uno stile della sua vita. Nicola frequenta la scuola superiore di ragioneria, ma negli ultimi anni compare una sua grande insoddisfazione per il percorso di studi scelto. Si iscrive poi alla facoltà di economia e commercio, ma lì cresce ancora di più la sua insoddisfazione. Inizia a rifiutare tutto ciò che è consumismo, sfruttamento del lavoro e scopre l'esperienza del commercio equo e solidale.
e lui sarà uno dei soci cofondatori del Mappamondo, che nascerà negli anni 90. Io potevo contare su di lui, la sua presenza agli incontri di gruppo, che avevano una stretta cadenza settimanale, era preziosa, così come la sua attiva, coinvolta partecipazione in momenti di spiritualità, ai ritiri spirituali. Non ricordo una domenica nella quale Nicola non fosse presente a messa, e lo era in modo attivo e partecipe, così come era puntuale nell'accostarsi in modo disteso e colloquiale al sacramento del perdono e della riconciliazione. Tutto questo lo ha portato a fare delle scelte. Dopo alcuni anni sono stato inviato ad un'altra comunità della Chiesa Mantovana, ma lui è andato avanti, scegliendo il servizio civile presso la Caritas diocesana. E da chi lo ha seguito in questi anni, so che ha vissuto il suo servizio in modo mirabile. Sempre negli anni 90 c'era l'obbligo del servizio militare, ma lui con decisione e convinzione rifiuta l'uso della violenza e delle armi e sceglie l'obiezione di coscienza. Al mattino svolge il suo servizio presso l'allora centro di prima accoglienza per essere comunitari della Motella di San Giorgio della Caritas e al pomeriggio presso la parrocchia del Frassino, dove si occupa principalmente di bambini che provengono da famiglie disagiate. In quell'anno, proprio insieme ai bambini, impara a costruire gli aquiloni, che diventerà un altro elemento per lui molto importante che lo caratterizza. L'obiezione di coscienza si trasforma in stile di vita. Ciò lo porta a rifiutare tutto ciò che è consumismo, sfruttamento, ingiustizia sociale ed ad eliminare anche ciò che considera superfluo e non vero. Uno degli aspetti che più l'ho caratterizzato sicuramente è stata la coerenza. Infatti il Mappamondo ne è stato un esempio per tutti. Con una grande chiarezza ha sempre sostenuto tutti i principi del commercio eco solidale e spesso anche con degli scontri con gli altri soci. Nicola è sempre stata una persona estremamente seria, anche nelle cose più mondane, come l'organizzazione del Cantantonio, un'esperienza musicale bellissima dove Nicola ha dimostrato un grandissimo impegno e un grandissimo entusiasmo, condividendo con noi questa volontà di organizzare un momento di festa, sempre però con una grande attenzione alle situazioni di difficoltà. Anche la sua scelta universitaria, Nicola appunto era iscritto a Economia e Commercio, negli anni si è trasformata nella volontà di prepararsi al mondo della finanza etica, ma purtroppo la malattia poi gli ha impedito di realizzare questo progetto. Ho conosciuto Nicola perché ai tempi ero anch'io nell'associazione Mappamondo e quindi per l'esperienza della bottega. Però mi viene chiesto di riportare il pensiero di un altro amico di Nicola, Paolo Dall'Oglio. Paolo dice: di Nicola ricordo soprattutto il suo entusiasmo nel vivere le esperienze per farle bene, in parrocchia, con il gruppo, nello sport, nel Mappamondo, nello studio e in ogni campo. Questo era il suo modo di intendere la vita, fare le cose ma fatte bene. Amava la vita, ma non si limitava mai alla superficie delle cose. Gli piaceva scavare in profondità, conoscerle bene. Ecco, forse questo è il ricordo che appunto lo contraddistingue e soprattutto che di fronte alle difficoltà Nicola non si arrendeva tanto facilmente e soprattutto il suo entusiasmo che era contagioso. Tutto questo forse faceva presagire a scelte ulteriori che lo avrebbero coinvolto in modo totale, soprattutto a servizio degli ultimi dei poveri. Ma è arrivata una malattia strana, inspiegabile, che in poco tempo lo ha fermato. Il Signore se l'è preso con sé, accanto a lui, nella gioia della comunione dei santi. A noi spetta far sì che la breve, preziosa, esemplare vita di Nicola possa non cadere nell'oblio, ma essere di sprone soprattutto agli educatori degli adolescenti. Come sarei contento se gli educatori dei ragazzi
potessero trasmettere ai ragazzi loro affidati il coinvolgimento interiore, vero, profondo di Nicola per il Vangelo del Signore Gesù. Don Augusto Rossato. Qualcuno potrebbe immaginare, perché anche era vero, che ci fosse in lui tanto idealismo, tanto entusiasmo, e questo qui è vero, però quello che colpiva era che sapeva trasformare tutte queste tensioni verso ideali in scelte concrete, che faceva lui innanzitutto, nelle sue condizioni, nelle sue possibilità. Per cui tutto quello che lui, nel quale lui credeva, trovava poi una concretizzazione, una cosa che lo portava ad essere non soltanto proclamatore di ideali, ma innanzitutto testimoni. E questo è quello che ha colpito, intanto la determinatezza, era sicuro di queste strade che lui ha intrapreso, ma anche colpiva, penso non soltanto me, la serenità e la gioia con la quale dava questa testimonianza. Non cedeva, sapeva discutere e sapeva mantenersi dentro in questo atteggiamento gioioso. In questo modo lui affrontava i problemi, possiamo dire, della società e del mondo intero, della Chiesa e anche delle sue amicizie, delle sue relazioni anche nei gruppi che lui frequentava. Mi ricordo una cena tra amici dell'università a casa di Nicola. Il papà Gianni ci aveva cucinato il suo mitico risotto. Il nostro gruppetto universitario era composto tra l'altro da Simonetta, che era sorella di Nicola, ed era un po' particolare, era gente poco attenta alle mode, gente molto impegnata nell'associazionismo. Nicola quella sera stava per uscire con i suoi amici, era molto curato come sempre nell'abbigliamento. Era il 1988 e mi ricordo molto bene quella sera, perché nei mesi successivi è stata argomento di discussione tra noi due. Da una parte io che davo poca importanza all'apparire, dall'altra Nicola invece che sosteneva che anche la forma doveva essere sempre curata. E non sapevo che da quelle discussioni poi sarebbe nata un'amicizia profonda che ha segnato la mia vita. Solo 2 anni più tardi Nicola è stato uno dei soci fondatori del Mappamondo e da lì è iniziata un'avventura che l'ha coinvolto in ogni parte della sua vita. E tutto questo si è tradotto con un cambiamento della quotidianità. Stop ai vestiti firmati e di dubbia provenienza, stop allo spreco, acquisto di cibo e di materiale solo di provenienza eticamente corretta, attenzione agli ultimi, messa in discussione del suo mondo, secondo lui troppo egoista e troppo concentrato sul consumismo. Era diventato attento all'essenziale, spesso anche troppo intransigente. Solo fare la spesa con lui era comunque una bella sfida. Nell'ottobre del 93 compare la malattia, un percorso durato più di un anno. Il 14 dicembre del 1994 Nicola si spegne. Cosa mi manca di Nicola? Tutto, a parte la sua amicizia, comunque questo atteggiamento di grande radicalità. Il poter contare su una persona che ci incoraggia sempre, anche nel momento della disillusione. Questa sua scelta di vita, questo suo stile di vivere, era quello che gli dava ricchezza e forza, che dava il senso alla sua giornata, alla sua esistenza. Lì ci si trovava, lì trovava la sua realizzazione. Probabilmente che questa era la sua vocazione sostanzialmente, per cui lui era contento perché rispondeva alla sua vocazione, anche se non sempre spiritualmente espressa, la sua vocazione più profonda. E anche per questo, secondo me, era sempre nella gioia, perché faceva quello che in coscienza riteneva per lui un obbligo che nasceva dall'interiorità e dal cuore. E per questo forse anche lo ricordiamo con tutti i suoi sorrisi. Sicuramente Nicola ha lasciato il seme della sua internazionalità anche grazie al Mappamondo, cofondatore di Mappamondo, di una realtà che si occupava dei poveri nel mondo. E noi in parrocchia abbiamo fatto partire un progetto qualche anno fa
che si occupa di famiglie che vengono da lontano. Siamo partiti con una famiglia nigeriana che ha già avuto il suo sbocco nella vita, perché il capofamiglia ha trovato lavoro. In questo momento, grazie ai corridoi umanitari, alla comunità Sant'Egidio, a gennaio sono arrivati una famiglia di siriani. Tamam è capofamiglia, in questi giorni è nata una piccola creatura che è il quarto figlio. E ci occupiamo del loro inserimento nel mondo, con tutte le difficoltà del caso, che partono anche dal, e non solo, dal lockdown, quindi la difficoltà anche di trovare lavoro, che è la cosa principale, ma soprattutto quella di apprendere la lingua, lo strumento principale per essere poi inseriti nel mondo. E quindi è quello su cui puntiamo. Per fortuna i ragazzi un po' hanno cominciato ad andare a scuola e quindi la loro socializzazione aiuta tutti. Siamo tutti fratelli. Andrà tutto bene. Papà, mamma! Italia per sempre. La nostra bellissima nazione Italia. Yalla. Ciao. Ciao. E خلاص. Yalla. Viva Italia. Stiamo continuando il percorso di gruppo anche online, utilizzando per esempio Zoom o Discord per fare le videochiamate di gruppo e stare insieme ai ragazzi. In contemporanea a queste chiamate utilizziamo anche dei mezzi analogici, tipo le lettere, per tenere una relazione più stretta col ragazzo, in modo tale da dargli l'opportunità di esprimersi scrivendo i loro sentimenti, che secondo me in questo periodo è molto importante. Buongiorno a tutti, siamo venuti a conoscenza del Concovideo. Ma di che cosa parla? Che cos'è? Andiamo a scoprirlo con un'intervista doppia. No, ma dai! Il Concovideo è un concorso video che abbiamo creato apposta per questo periodo in cui occorre stare a distanza. Quanti sono gli argomenti? Due. Ma qual è il titolo? 2022, Covid finito. Cosa è cambiato? Social network, come interagisce con le relazioni? L'intento è di unire i ragazzi, anche se mantenendoli o a casa propria oppure se ci sarà l'opportunità di radunarsi in piccoli gruppi, e con questi piccoli gruppi creare un video di un paio di minuti, non tanto, per cercare di portare avanti un tema e rappresentare uno spaccato dei ragazzi in questo periodo storico. Di qualcosa all'altro. Benvenuti a questa edizione straordinaria del telegiornale. È uscito il regolamento di Concovideo. Io manderei subito la linea ai nostri inviati sul posto. Davide Colognesi. Grazie Marco, buonasera. Ci sono appena arrivate alcune indiscrezioni. Potranno partecipare tutte le persone della parrocchia, della comunità, a partire dalla seconda media. Altra cosa obbligatoria, aver firmato il modulo dell'iscrizione. Iscrizione col costo di 5 euro entro il 13 dicembre. Santa Lucia, che bel regalo! L'attenzione di Nicola verso i bisogni della gente continua nella nostra comunità di Sant'Antonio. Da tempo, infatti, dopo un lungo percorso comunitario di riflessione, abbiamo generato delle piccole comunità sul territorio che vivono tra la gente, nelle case, tra gli appartamenti. Esse sono a servizio della relazione tra le persone, a cui offrono la preghiera e la familiarità con la parola di Dio. Con il consiglio pastorale stiamo pensando, in questo periodo di distanziamento, di incentivarne la crescita. Vogliamo generare ulteriori piccole comunità, piccoli gruppi nei quartieri, per diffondere un'attenzione umana e cristiana
alle relazioni di vicinato. Piccole comunità che ascoltino la crisi economica, sociale e morale della gente di cui la Chiesa vuole essere compagna e partecipe. Proprio per questo ci preme in particolare convertire il nostro sguardo verso le famiglie che troppo spesso non riusciamo a raggiungere come comunità, ma che sono una vera e propria risorsa di umanità e di solidarietà. Per questo vorremmo che non fossero solo le destinatarie di attenzioni pastorali, ma protagoniste tra le case della gente, dentro la loro vita, e di relazioni quindi positive e di educazione. E ci sembra appunto che questa presenza tra la gente, dentro la loro vita, interpreti lo spirito missionario di una conoscenza più immediata e di una relazione più profonda di comunione. Questa missione presso le case è quindi affidata a tutti i cristiani. La nostra puntata da Sant'Antonio di Porto Mantovano si conclude qui. Vi ringraziamo per averci seguito. L'appuntamento fra 7 giorni a quest'ora su Telemantovan. Arrivederci.